Lucia Villani, lavoro come consulente per il consorzio ABC di Como, un consorzio che è stato costituito dal Centro Servizi per il Volontariato di Como, da Confcooperative e dalle principali associazioni ARCI, ACRI del territorio per garantire un'assistenza fiscale e consulenza alle associazioni e al terzo settore. Oggi parleremo delle diverse forme di associazionismo e di volontariato con cui lo psicologo può interagire nella sua attività. Numerosi sono gli psicologi che si rivolgono agli sportelli di consulenza del Centro Servizi per il Volontariato o del Consorzio ABC per avere chiarimenti rispetto alla loro relazione con le varie tipologie di associazioni che operano nel territorio o addirittura per costituire loro stessi un'associazione. La nostra normativa prevede numerose tipologie di associazione e ad ogni tipologia corrispondono regole, agevolazioni e opportunità diverse. Lo psicologo può relazionarsi con tutte queste realtà. La forma più semplice, più tradizionale, è quella di offrire un servizio esterno, per cui offrirsi come consulente e da questo punto di vista con qualsiasi tipologia di associazione va a relazionarsi, non ha particolari problemi. Quando invece si vuole costituire un'associazione, deve avere chiaro qual è il nostro obiettivo, perché in funzione dell'obiettivo che l'associazione si propone, cambia la tipologia di associazione che andremo a costituire. Per fare un esempio, abbiamo le organizzazioni di volontariato. Le organizzazioni di volontariato tipicamente erogano un servizio gratuito per il territorio. Qui lo psicologo può fornire la propria professionalità o da esterno come consulente retribuito dall'associazione. Se invece di volerlo fare da socio dell'associazione, è obbligatoria la forma del volontariato e quindi in questo caso lo deve fare a titolo totalmente gratuito. Diverso invece è il caso delle associazioni di promozione sociale che promuovono invece, che si occupano di garantire dei servizi di utilità sociale per il territorio o comunque di promuovere attività di utilità sociale nel territorio. In questo caso lo psicologo può operare sia nella forma del volontariato ma anche nella forma una forma retribuita pur essendo socio dell'associazione. Tanti vengono con l'obiettivo di costituire una onlus. La onlus è diventata un po' il miraggio per tutti quanti perché tutti pensano che questa qualifica comporti innumerevoli agevolazioni. In realtà la qualifica di onlus attribuisce alle associazioni effettivamente delle agevolazioni, ma attribuisce anche molti vincoli. Per cui la cosa importante quando si vuole costituire un'associazione è aver chiaro qual è il nostro obiettivo, quali sono le attività che vogliamo andare a realizzare e quindi in funzione di questo scegliere la tipologia di associazione che mi garantisce le migliori opportunità e i minori vincoli rispetto ai miei obiettivi. Rispetto alle onlus parlavamo di vincoli, quello principale riguarda il divieto assoluto di svolgere un'attività commerciale e soprattutto di svolgere un'attività diversa dall'attività istituzionale. Questo limita molto la capacità dell'associazione di poter operare in alcuni ambiti. Di conseguenza, in molte situazioni non è lo strumento adeguato. Quando poi le persone che vogliono costituire un'associazione in realtà hanno l'obiettivo di avviare insieme un'attività lavorativa, a quel punto la forma associativa è veramente una forma stretta, in quanto all'interno dell'associazione è possibile erogare dei servizi a pagamento, è possibile svolgere un'attività commerciale, ma questa attività deve essere marginale e soprattutto non deve essere lo scopo per cui si costituisce l'associazione.
perché altrimenti diventa un soggetto commerciale a tutti gli effetti. Quindi a quel punto non gode più delle agevolazioni per le associazioni ed è soggetta a tutta la normativa per le imprese senza avere le relative agevolazioni. La forma che mi permette di gestire invece un'attività commerciale prevalente, pur mantenendo quello che sono i valori fondanti all'interno del terzo settore, quindi la democraticità interna, la trasparenza, la relazione col territorio, è la forma della cooperativa sociale, che è il soggetto che opera è un soggetto commerciale a tutti gli effetti, che comunque opera senza scopo di lucro nel nostro territorio, con pieno diritto di convenzionarsi e di lavorare insieme anche agli enti pubblici. Logicamente, per arrivare a costituire una cooperativa sociale, devo avere la garanzia di disporre di una serie di commesse e di una certezza di entrata abbastanza consistente per poter affrontare tutti i costi che una cooperativa ha per la sua costituzione e la sua gestione del tempo. Allora, il nostro ordinamento, il codice civile, lascia libertà di associazione alle persone, per cui chiunque può costituire un'associazione. Nel momento in cui io voglio coinvolgere altre persone, è importante avere uno statuto che dica cosa vogliamo fare, quali regole ci diamo per lavorare insieme. Quando poi io voglio che questo statuto non sia solo valido tra le persone che l'hanno sottoscritto, ma anche verso i terzi, ho bisogno di dargli una forma pubblica. Per costituire un'associazione, la forma pubblica può essere semplicemente quella della scrittura privata registrata. Quindi ci si trova da soli, si costituisce la nostra associazione sottoscrivendo un atto costitutivo in cui è incluso lo statuto dell'associazione, e si provvede poi entro 20 giorni alla sua registrazione presso l'ufficio del registro. E questo ha un costo abbastanza ridotto, intorno ai 300-400 euro a seconda delle dimensioni dell'associazione, per alcune tipologie è addirittura gratuito. La cosa importante è, nel momento in cui io mi costituisco, dovendo poi registrare lo statuto, che lo statuto sia corretto, per non dover poi tornare in tempi brevi a riregistrarlo. Lo statuto corretto deve essere coerente con quello che è il mio obiettivo e con la tipologia di associazione che io ho scelto di costituire. Perché le tipologie di associazione di cui abbiamo parlato prima concedono le agevolazioni fiscali o di altra natura alle associazioni solo previa iscrizione a particolari registri. Per ottenere questa iscrizione è necessario che lo statuto rispetti determinate regole, per cui è essenziale nella stesura dello statuto tenere conto di tutte quelle che sono le regole previste per l'iscrizione al registro a cui io intendo fare riferimento, e quindi è importante fare una riflessione prima della costituzione. Ad oggi i principali registri delle organizzazioni di volontariato e dell'associazione di promozione sociale fanno riferimento alla legge regionale 1 del 2008 della regione Lombardia e sono gestiti dalla regione con incarico alle province per quanto riguarda i principali adempimenti, quindi l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione. Alcuni registri permettono l'iscrizione immediata successivamente alla costituzione, come quello delle organizzazioni di volontariato, altri, come quello delle associazioni di promozione sociale, richiedono un anno di attività prima di poter richiedere e ottenere l'iscrizione. Tutti i registri di norma prevedono annualmente una verifica sull'associazione attraverso la compilazione di un questionario online in cui viene riassunta sia l'attività da un punto di vista economico che valoriale e organizzativo che è stata svolta durante l'esercizio precedente. La differenza sostanziale tra associazioni riconosciute e non riconosciute è quella che l'associazione non riconosciuta non ha personalità giuridica. Di conseguenza, di tutti gli atti compiuti dall'associazione risponde il presidente e chi ha agito in nome per conto dell'associazione.
Nell'associazione invece riconosciuta esiste un patrimonio che tutela i terzi e che di conseguenza garantisce rispetto all'operato dell'associazione, e quindi la responsabilità è scaricata sull'ente e non è più in capo direttamente al presidente, che non risponde più col suo patrimonio. La stragrande maggioranza delle associazioni presenti, che noi conosciamo e presenti nel territorio, è costituita in forma di associazione non riconosciuta, perché per ottenere il riconoscimento giuridico è necessario avere un patrimonio abbastanza consistente. Si va dai 25 ai 50 mila euro di patrimonio vincolato. Questo vuol dire che non li devo avere in un certo momento, ma devo garantire che questo patrimonio rimanga nel tempo. Quindi potrò avere titoli di Stato, potrò avere un immobile, potrò avere dei beni che vengono valutati, però devo garantire il mantenimento di questo capitale a garanzia dei terzi. Nelle associazioni non riconosciute, se un terzo deve rivalersi per qualsiasi motivo sull'associazione, può rivalersi direttamente sul presidente. Sarà poi cura del presidente andare a ripianare eventuali crediti con l'associazione, però inizialmente risponde il presidente col suo patrimonio. È per questo motivo che soprattutto alle associazioni di grosse dimensioni si consiglia di valutare o la forma dell'associazione riconosciuta o addirittura altre forme come la cooperativa o la fondazione, per tutelare il presidente e gli amministratori. In virtù di tutto quello che ci siamo detti, è importante, quando si vuole costituire un'associazione, partire col piede giusto, avere chiaro gli obiettivi che si vogliono perseguire e andare a scegliere la forma corretta. Il soggetto che più vi può aiutare in questo percorso sono i centri servizi per il volontariato, che sono sparsi in tutto il territorio della regione Lombardia. Sul sito www.csvlombardia.it potete trovare il riferimento della vostra provincia. Altro riferimento è la legge 1 del 2008 della regione Lombardia, che regolamenta le varie forme associative e vi rimanda poi a tutte anche le normative nazionali di riferimento.